riassunto. Ho ancora un topo in casa. Forse questo si era capito. Una bestia coraggiosa, intelligente e con gli ultrasuoni. Non un demonio, un fantasma. Forse un fantasma sarebbe stato più alla mia portata. Purtroppo è un topo. Basta saperlo. Basta fare ordine nelle proprie cose. Non parlo dello stato di caos in cui ormai vivo da tempo. Questa casa è diventata un disastro. Da un po' non faccio neanche più venire la donna delle pulizie. Mi vergogno. Anzi, c'ho paura. D'altronde noto che non è l'ordine esteriore che mette in pace le coscienze. Una casa pulita e perfetta tende quasi sempre a celare una sottile forma di sporcizia del proprietario. L'importante è l'ordine interiore. L'importante è fare chiarezza nelle proprie cose. No, dico quelle della vita, del presente e del passato. E io lo faccio. Mia moglie? Sì. Ormai è così. Non è che vada bene, ma ha un suo posto. Io non parlo con mia moglie, io parlo con la mia ex moglie. Basta saperlo. E la mia infanzia, la mia famiglia, sì, mia madre, ci voleva il coraggio di dire: ha sbagliato lei, è stata ingiusta, cattiva, eliminarla in un certo senso, ucciderla per sopravvivere. E io l'ho fatto e ora dormo bene, è chiaro. Mai stare in bilico. Bisogna sempre cercare di vivere come su delle comode poltrone. Devi aver messo a posto tutte le tue cose. La storia con Gabriella è ancora ambigua? No. È lo strascico di una storia che sta per finire. E quella bambina? Certo, quella bambina. Devo ammettere che mi tiene un po' in bilico. Affetto. Non può essere affetto. Fatti di sangue. Cosa contano? Il padre è quello che ci vive insieme. Sì, però sento che c'è in me come una specie di incertezza, di sospensione, che non trova ancora un suo posto dentro. Bisogna che me la sistemi meglio. Guai a non sapere cos'è, cosa significa, mi somiglia, non mi somiglia, guai. Ecco, ci ho pensato bene e ho preso una posizione. Certo, è sua. È sua e basta. Gabriella è un'amica che ha una figlia. Ecco cos'è. È chiaro che se non si mettono a posto le cose, altro che comode poltrone. Non basta neanche il letto. Si dorme e si sdorme se non si sanno le cose. Questa è la mia situazione. Questa è la mia casa dove vivo solo. Là c'è il mio topo che mi vorrebbe togliere di sotto le comode poltrone, ma che non ce la fa. Ultimamente lui aveva preso anche l'abitudine di seguirmi. Non dico che mi parlasse, ma quasi. A volte di notte lo sentivo addirittura camminare sulla spalliera del mio letto. Che effetto! Non riuscivo a dormire, solo l'idea. Quella sera avevo escogitato un espediente geniale. Misi 4 grossi secchi pieni d'acqua alle gambe del letto. Acqua bollente, non sono un ingenuo. Lo so che all'occorrenza nuotano come pesci. Poi con calma mi coricai in quella specie di quadrilaghetto pieno di vapori. Generalmente quando la scena è così vaporosa, l'attore è preso in primo piano, pensa. Io pensavo a lui. Mi piaceva immaginarmelo nei suoi rifugi. È maggio. Probabilmente lui, l'essere notturno e misterioso, si aggira pieno di palpitazioni giovanili nei suoi buchi malfamati allettanti. E mentre la natura sonnecchia, lui, il vincitore, si accoppia con una topa stupenda, in amplessi lascivi e impuri. Anzi, forse con due, con tre, sì, l'orgia, lussurioso, libertino, depravato! Però se la gode, se non mi viene a trovare perché se la gode, sempre così, quando c'hanno qualcosa di meglio. Però ora sono contento che mi lasci in pace. Questa
Stasera ho messo a posto le mie cose e sto abbastanza bene. Bisogna essere in questo stato d'animo prima di spegnere la luce. C'è chi dice le preghiere e c'è chi fa il bilancio. Sì, sto bene. Tra poco in silenzio sentirò cadere il tempo. Ecco, la mia testa si posa sul letto e affonda. La stoffa della federa sulla mia pelle ha un tenero contatto di cose nell'ombra. Respiro adagio. Anzi, il mio respiro continua, ma non è mio. Sento cadere il tempo. Come quelli delle sale giochi, va a destra, a sinistra, va in alto, poi in basso, come quelli che sparano, non importa, sia gli animali, gli indiani, dietro il vetro, fucilazione, fucilazione lampo improvviso, la bambina di 3 mesi, nella cabina, sì, di vetro, in braccio all'inserviente, è pronta, la tiene stretta, devo guardare, resto immobile, come se si trattasse, certo, di un castigo, lampo improvviso, dei miei peccati, ipotesi cancellata, non ne avevo, allora probabilmente si potrebbe dire, sì, la paura di non soffrire, devo guardare, non posso, allucinazione, sogno, incubo, tanti gendarmi, non erano gendarmi, erano topi, tanti topi, sì, enormi, vestiti da gendarmi, fuori dal tempo, solo la cabina di vetro, certo, nella piazza, e poi quel bianco, c'erano tanti fiori bianchi, tanti fiori bianchi, l'inserviente tiene la bambina dentro il vetro, il fucile si muove sul suo perno, si muove, la bambina si divincola, ha capito, è terrorizzata, riesce ad allontanarsi, allora il fucile esce dal suo perno, la segue, vicino alla faccia, la bambina si contorce, non vuole, ha 2 occhi enormi, non vuole, non vuole, è cattiva, improvvisamente diventa cattiva, sì, la bambina non vuole, ha 2 occhi enormi, l'animale, ecco, il fucile la segue a destra, a sinistra, la canna dentro la bocca, la canna dentro la bocca, 2 occhi enormi, da muove, spaventati, disumani, pieni di orrore, stravuzzati, enormi, pieni di orrore, 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 ah!